cos'è l'autonomia differenziata? Forse uno su 100 saprà rispondere. Eppure è una cosa importante, fondamentale, perché? Perché tutti noi sappiamo, qua in Liguria, come in tutte le altre regioni d'Italia, che quando si va al sud, quando si va all'ospedale, prima di essere visitati passano 6, 8, 10 ore. E quando si va all'ospedale e si entra per una malattia, è facile, mentre si è lì, contrarne altre e stare anche settimane e mesi all'ospedale. È facile che per fare gli esami necessari alle cure si debba andare dai privati. Perché? Perché la lista d'attesa per il pubblico è semplicemente troppo lunga. Ti danno magari l'appuntamento per le visite, per i prelievi, per gli esami, persino esami oncologici a mesi di distanza, e quindi si va dal privato. Ecco, per capire cos'è l'autonomia differenziata e cosa porterà al nostro paese, alla nostra società, basta pensare quello che è successo con la regionalizzazione e la privatizzazione del sistema sanitario nazionale e applicarlo a tutto il resto, a tutti i campi previsti dal disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Sono 23 materie di competenza diverse, che passano dalla scuola, che farà la stessa fine della sanità, alla sicurezza sul lavoro, la contrattazione collettiva dei lavoratori che non sarà più su base nazionale ma su base regionale, la gestione delle infrastrutture strategiche, la gestione dei beni culturali, dei beni ambientali, della produzione, del trasporto, dell'energia, ma persino le politiche alimentari, i rapporti con l'Unione Europea e con le altre strutture internazionali. Queste sono le materie, alcune sono 23 in totale, che nel disegno legge Calderoli verranno assegnate alle regioni che ne facessero richiesta. Abbiamo visto l'esperimento della sanità lombarda, quella più privatizzata d'Italia, la sanità cosiddetta d'eccellenza, verso cui anche il presidente Toti si vuole avviare. Abbiamo visto cosa ha portato la sanità lombarda. Lo abbiamo visto durante il periodo pandemico e lo continuiamo a vedere oggi, come lo vedevamo anche prima. Una sanità essenzialmente per ricchi, che non è a favore degli interessi della stragrande maggioranza dei cittadini, ma unicamente a favore del profitto di pochi. Si è visto con la pandemia, quando il sistema sanitario lombardo, il più privatizzato, il più autonomo dei sistemi sanitari italiani, nonostante le immense risorse, nonostante i miliardi di euro investiti anche dai bravi, onesti, grandi imprenditori del settore, ha causato proporzionalmente più morti che nel resto d'Italia. Perché è facile, il sistema sanitario privato, ossia le aziende ospedaliere, fateci caso, aziende ospedaliere, un negozio, un posto dove si produce una merce. La Costituzione prescrive la salute come un diritto del singolo e come sfera d'azione di interesse collettivo, articolo 32, lo prescrive la Costituzione. La sanità privata, la privatizzazione, la regionalizzazione dei sistemi sanitari invece hanno fatto sì che la sanità fosse una merce da costruire nelle aziende ospedaliere e da vendere ai cittadini, un servizio come un altro. La gente va al mercato a comprarsi gli asparagi o va all'ospedale a comprarsi il trattamento sanitario, ma non è quello che prescrive la Costituzione e non è neanche quello che prescriveva la legge quadro che nel 1978, il 13 dicembre, ha creato il sistema sanitario nazionale. Cosa prescriveva questa legge quadro? Prescriveva un sistema sanitario nazionale fondato sui principi di equità, eguaglianza e universalità. Ciò significava prestazioni mediche per tutti gli italiani, a prescindere dalle condizioni sociali, con parità di risorse a parità di bisogno e diffusa su tutto il territorio italiano. Cosa è successo? Abbiamo avuto che nel 92, caso strano, lo stesso anno degli accordi di Maastricht, abbiamo avuto che nel 92 si è iniziato con la privatizzazione delle USL che sono diventate ASL, degli ospedali che sono diventati aziende ospedaliere, e sempre di più lo Stato italiano è diventato complice della svendita di un diritto sociale al miglior offerente. Questo è successo con la sanità, è successo davanti ai nostri occhi, e infatti ho
G, sfido chiunque a dirmi che quando va in un ospedale ligure o italiano non deve mettere in conto di starci una giornata intera ad aspettare di essere trattato, perché è quello che succede. E se hai soldi paga, va dal privato, in 448 è fatto. E se invece un cittadino normale non paga, non si cura, no, si ammala e muore. Questo è quello che succede. L'autonomia differenziata, iniziata sotto il governo del Partito Democratico di Gentiloni nel 2017, con i primi accordi con il Veneto del centrodestra, l'Emilia Romagna del centrosinistra e la Lombardia, all'epoca sempre del centrodestra, l'autonomia differenziata nata negli ultimi giorni del governo Gentiloni, portata avanti come progettualità sotto il governo Draghi, sta venendo ora dal governo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia applicata, è già passata in Consiglio dei Ministri, non sono previste modifiche importanti a questa bozza. Il Parlamento potrà soltanto dire sì o no, e al 99% è già sicuro che dica di sì. Perché? Perché centrodestra e centrosinistra, per quanto fingano di litigare in televisione, fanno parte dello stesso partito. Sono due correnti interne allo stesso partito. Votare PD, votare Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Azione, quello che volete, è indifferente. I voti vanno a un sistema solo, i voti vanno a una rappresentanza politica sola. Rappresentanza politica di sì, di chi? Dei cittadini comuni, della stragrande maggioranza degli italiani? No, certo che no. Rappresentanza politica degli speculatori, rappresentanza politica di Confindustria, rappresentanza politica dell'alta finanza, dell'Unione Europea, della NATO. Votando centrodestra, centrosinistra, 5 Stelle, tutto quello che volete, state votando un sistema dittatoriale fondato sull'asse omicida Washington-Bruxelles, un sistema dittatoriale che a noi negli anni ha tolto i diritti che ce l'avamo conquistati a prezzo di scontri di piazza, a prezzo della lotta di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, a prezzo di denunce, a prezzo di immense fatiche che sono durati decenni. Questo sistema ci ha tolto tutto, perché il sistema sanitario nazionale del 1978, le case popolari, il sistema scolastico universale, la rappresentanza democratica, o se si vuole anche semplicemente l'idea che possa esistere una rappresentanza democratica, lo statuto dei lavoratori del 1970, non ce li ha regalati nessuno. Tutte queste cose qua non ce le hanno regalate, ce le siamo conquistate. A un certo punto poi abbiamo iniziato a pensare che fosse più intelligente farci i fatti nostri. Che stupidi che erano i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri fratelli, che si facevano spaccare la testa per lo statuto dei lavoratori, per il sistema sanitario nazionale, per la scuola pubblica. Che stupidi che erano quelli che si sono fatti ammazzare a 20 anni contro i nazisti, erano proprio stupidi, avrebbero dovuto fare come fanno tutti oggi, niente, farsi i fatti loro. E infatti si vede come va tutto meglio ora che la maggior parte della gente si fa gli affaracci propri. Va tanto meglio che nel 1978, quando erano tutti arretrati, chiusi di mente, tutti quanti antiquati, il sistema sanitario nazionale pubblico era basato sui principi di universalità, equità ed eguaglianza. Legge quadro del 13 dicembre 1978, andatevela a vedere se non ci credete, la legge che ha istituito il sistema sanitario nazionale. Poi cosa si ha? Che nel 92, grazie all'Unione Europea col trattato di Maastricht, grazie al grande alleato americano con tutta l'eredità politica ed economica di quei veri e propri demoni di Ronald Reagan e di Margaret Thatcher, si è visto cosa è successo. 1992, attraverso una serie di decreti legge, gli ospedali vengono trasformati in aziende ospedaliere. Le USL diventano ASL e negli anni successivi, grazie al centrodestra e al centrosinistra, ci sarà la regionalizzazione della sanità, ci saranno sempre di più politiche di privatizzazione, gli ospedali verranno accorpati,
Intere province hanno ormai gli ospedali soltanto nel capoluogo, il resto delle cittadine hanno cliniche private. Ti ammali, sei povero, muori, non frega niente a nessuno. Una volta, quando negli anni 70 la gente si faceva spaccare la testa per avere il sistema sanitario nazionale, questo non accadeva. Poi abbiamo iniziato a pensare che abbiamo tutti da fare altro, che devo trovare la zia, che devo comprare gli asparagi, che devo andare a far mettere la sella nuova alla moto, tutte cose più importanti. Si vede cosa è successo quando abbiamo iniziato a pensare che farsi spaccare la testa per il sistema sanitario nazionale, per la scuola pubblica, per la pensione, fossero tutte cose che chi ce le fa fare? Cosa è successo? Che ci hanno tolto tutto, tutto. Migliaia di persone sono morte negli scioperi, nelle manifestazioni, nella guerra partigiana. Milioni di persone hanno lottato, sono state denunciate, hanno impegnato il loro tempo. Abbiamo ottenuto qualcosa che non era perfetto, ma c'era. E lo ripeto, lo statuto dei lavoratori nel 1970, la scuola pubblica 1973, il sistema sanitario nazionale 1978. Le abbiamo ottenute perché qualcuno è sceso in campo e ha lottato. Abbiamo smesso di lottare, abbiamo iniziato a pensare che fosse meglio inseguire i miti della via americana, i miti della globalizzazione, a guardare TikTok, a guardare YouTube, a guardare Instagram, a farci gli affaracci nostri. Cos'è successo? Che ora se vai all'ospedale, altro che sanità pubblica, universale e gratuita, sanità privata, e se non è privata stai lì ore in attesa di essere visitato dai due medici che ci sono, con quattro infermieri sottopagati. Questa è la sanità che si è creata per colpa anche di chi non fa niente e pensa soltanto ai propri affaracci. E adesso con l'autonomia differenziata, disegno di legge Calderoli, costruita sulla base degli accordi presi da Gentiloni, Partito Democratico, nel 2017 e ora pienamente sviluppato dal governo di centrodestra, l'autonomia differenziata prevede che questo sistema che è stato applicato alla sanità, regionalizzazione, privatizzazione, eccetera, eccetera, venga applicato ad altre 23 materie di competenza. Gestione delle infrastrutture strategiche, sistema scolastico, sicurezza sul lavoro, politiche alimentari, rapporti con l'Unione Europea e con l'estero, politiche commerciali, produzione, distribuzione, trasporto dell'energia, gestione dei beni culturali, gestione dei beni ambientali, tutto questo e tanto altro, come il credito locale, come la previdenza, verrebbe tutto quanto passato alle regioni. Cosa ne faranno le regioni? È facile, guardiamo cosa hanno fatto con la sanità, guardiamo cosa prescrive il PNRR, che è stato accolto con gioia da tutti, centrodestra e centrosinistra. Guardiamo cosa succede oggi con la sanità, col fatto che se vai all'ospedale stai 8 ore in attesa di una visita, e se col fatto che la sanità da diritto sociale si è trasformata in fetta di mercato per far fare profitto, e abbiamo la ricetta, abbiamo la visione di cosa accadrà nei prossimi anni con la scuola, con l'energia, con le infrastrutture strategiche, porti, aeroporti, sicurezza sul lavoro, contrattazione collettiva, credito locale, politiche alimentari, gestione dei beni culturali, dei beni ambientali. Tutto questo sta per accadere. Poi quando c'è il Fridays for Future, tutti in piazza con la faccia dipinta di verde, i ragazzini. Però quando si tratta di capire cosa sta per accadere con i beni ambientali, quindi monti, boschi, riserve, laghi, fiumi, grazie all'autonomia differenziata, chi c'è a informarsi? Dove sono tutti i giovani che erano in piazza per la Greta Thunberg con la faccia verde? Dove sono? Ora che grazie all'autonomia differenziata i governatori delle regioni potranno svendere, privatizzare, cementificare a loro piacimento, senza neanche passare per il Parlamento. Dove sono? Adesso il Partito Democratico, che finge di lamentarsi dell'autonomia differenziata, retoricamente
sta dicendo che questa autonomia differenziata non va bene, che loro ne avevano in mente un'altra. Ma non cambia niente, perché il problema di base è il sistema. Il problema di base non è come la applichi, è il fatto stesso. L'autonomia differenziata, bella, cattiva, così, in un altro modo, non va bene. L'Unione Europea, così, bella, in un altro modo, riformiamola, non va bene. La NATO non va bene. Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, Azione, eccetera, sono tutti per l'Unione Europea, per la NATO e per l'autonomia differenziata, sono tutti per le privatizzazioni, sono tutti per la speculazione di imprenditori parassiti sulle fatiche dei lavoratori, sulle fatiche dei commercianti, degli artigiani, dei pensionati, degli studenti, dei cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini. Centrodestra e centrosinistra lo hanno fatto insieme. L'autonomia differenziata è l'ennesima dimostrazione di come centrodestra e centrosinistra marcino divisi ma colpiscano uniti, perché abbiamo visto che la riforma del titolo quinto su cui si basa è del 2001, governo di centrosinistra, D'Alema se non sbaglio. Abbiamo visto che le prime intese con le regioni Emilia-Romagna, centrosinistra, Veneto e Lombardia, centrodestra, le ha siglate il governo Gentiloni, centrosinistra, Partito Democratico. Abbiamo visto che l'autonomia differenziata è stata confezionata sotto il governo Draghi, sostenuto da tutti, internamente da centrodestra e centrosinistra, sostenuto dall'esterno da quei furbacchioni di Fratelli d'Italia. E adesso abbiamo visto che proprio il governo del centrodestra sta applicando l'autonomia differenziata, già passata nel Consiglio dei Ministri, il testo è già stato scritto, non potrà essere modificato. E cosa c'è scritto in questo testo? Andiamolo a leggere, al posto di usare il telefono unicamente per guardarci le peligate di Mentana o guardarci quattro ragazzine nude su TikTok, usiamo il telefono per guardare cosa c'è scritto nella stesura finale del disegno di legge Calderoli, che è già passato nel Consiglio dei Ministri e sta per venire applicato. Cosa c'è scritto? Che quello che è toccato alla sanità, privatizzazioni, regionalizzazioni, speculazione, sta per essere attuato in altre 23 materie di competenza, altri 23 campi che stanno per seguire la stessa sorte della sanità. E che campi sono? Cose che non ci interessano? Eh no! Scuola, infrastrutture, politiche ambientali, politiche culturali, commercio con l'estero, trasporto e produzione dell'energia, contrattazione collettiva, sicurezza sul lavoro, cose che non interessano a nessuno, immagino. Chi se ne frega della scuola? Chi se ne frega della contrattazione collettiva? Poi quando uno di 20 anni va a cercarsi un posto di lavoro può fare il cameriere a 500 euro al mese. E come mai? E come mai? Perché una volta, negli anni 70 per esempio, si andava in piazza, ci si faceva spaccare la testa, ma avevi lo statuto dei lavoratori in cambio, 1970. Ora si sta a casa, si va in discoteca, si guarda TikTok e ci si beve due birre e basta, e cos'hai in cambio? Che il lavoro che trovi è in nero e a 500 euro al mese, e i genitori, al posto di dirti povero scemo, inizia a farti sentire, ti dicono anche fatti furbo, stai in silenzio, non lamentarti che ti prendono male. Bello questa cosa che abbiamo costruito, si vede quanto è bello. 1978, creazione del sistema sanitario nazionale basato su tre principi secondo la legge quadro: equità, eguaglianza e universalità. Questo significa a tutti i cittadini, a prescindere dalle condizioni sociali e dalla provenienza regionale, stessi trattamenti a parità di bisogno per tutti. Abbiamo smesso proprio da lì, inizio anni 80, di fregarcene qualcosa del mondo, perché eravamo contenti che la storia era finita, che il muro di Berlino era caduto,
tutto il mondo, erano tutti a ridere, a ballare, e cosa è successo? Che in neanche 20 anni, 1992, dei decreti legge istituiscono al posto degli ospedali le aziende ospedaliere, al posto delle USL le ASL, e inizia anni dopo, grazie alle direttive europee, salutate con gioia da centrodestra e da centrosinistra, iniziano le politiche di regionalizzazione della sanità, e adesso con l'autonomia differenziata vogliono fare lo stesso alla scuola, vogliono fare lo stesso alla ricerca scientifica, vogliono fare lo stesso alle infrastrutture strategiche come porti e aeroporti civili, vogliono fare lo stesso alle politiche alimentari, ai rapporti con l'estero, con l'Unione Europea e gli altri organismi internazionali, vogliono fare lo stesso con la produzione, distribuzione e trasporto dell'energia, vogliono fare lo stesso con la gestione dei beni culturali e dei beni ambientali. Questo vogliono fare, il modello applicato alla sanità, per cui adesso se sei povero o non sei pieno di soldi e vai all'ospedale, ci stai 8 ore ad aspettare, vogliono applicarlo a tutti questi altri campi. Siamo contenti o non ce ne frega niente? Chi ci va all'ospedale? Nessuno. A chi interessa? Chi ci va a scuola? Chi ha dei figli? Nessuno. Nessuno. Cosa me ne interessa se vogliono regionalizzare la scuola, il che significa scuole più private, inizio di introduzione di sistemi dirette anche nelle scuole pubbliche, significa sempre di più una scuola che non forma cittadini, che non gli interessa la cultura, gli interessano le partnership con le aziende e stanno lì a indirizzare l'azienda perché l'azienda paga la scuola, paga la regione. Questo è quello che vogliono fare e non interessa a nessuno. Siamo tutti molto più occupati. Poi quando c'è Fridays for Future i ragazzini vanno con la faccia dipinta di verde a fare il corteo, ma quando nel disegno di legge Calderoli c'è scritto che la gestione dei beni ambientali sarà regionalizzata e che le regioni potranno quindi cementificare, vendere valli, fiumi, monti, campagne, quel che gli pare, non frega a nessuno. Sarà perché in piazza ci sono a gridarlo io, siamo a gridarlo noi, e non c'è il telegiornale che vi dice quanto è bella Greta Thunberg. Sarà questa la differenza, che non ve lo dice il giornale di preoccuparvi. Del fatto che vogliono regionalizzare i beni ambientali non ce ne frega niente. Poi quando inizieranno a ritagliare quel pezzettino di monte, quel parco lo sopprimono e lo danno ai privati e ci fanno la miniera e ci fanno quello come vogliono fare sul Beigua, non ci interessa neanche lì. Poi magari ci lamentiamo, scriviamo su Facebook che non va bene, lo diciamo agli amici. Però com'è che avevamo ottenuto decenni fa il sistema sanitario nazionale, la scuola pubblica, le case popolari, la possibilità di eleggere i nostri rappresentanti al Parlamento? Com'è che li avevamo tenuti? Avevamo aspettato lì che accadesse per magia? No, c'è gente che si è fatta ammazzare, c'è gente che si è fatta rompere la testa, c'è gente che è finita in galera, c'è gente che ci ha dedicato la vita, e adesso che tutti quanti siamo più interessati a farci gli affaracci nostri, che io devo andare al mare, io devo trovare la nonna, io devo passeggiare, il gelato, la granita, la pizzetta, ci interessa questo, e cosa succede? Che se vai all'ospedale, altro che ospedale pubblico, o paghi o stai ad aspettare di essere visitato 6, 8, 9 ore. Vuoi mandare tuo figlio a scuola, tua figlia a scuola? E cosa succede? Che sempre di più devi pagare e i libri costano sempre di più e nessuno te li paga. E sempre di più la scuola, che dovrebbe formare cittadini, cos'è diventato? Una specie di ricettacolo dove le aziende finanziano i progetti per coltivarsi i futuri precari. Grazie anche all'alternanza scuola-lavoro. Nessuno si è lamentato di questo, quasi nessuno. Eppure hanno preso decine, centinaia di migliaia di ragazzi minorenni e li hanno fatti lavorare gratuitamente. Se accadesse in qualsiasi altro paese staremmo parlando di schiavitù minorile. Accade in Italia, dove siamo civili, è l'Occidente progredito, e mandare dei minorenni a lavorare gratis è una cosa che va bene. E nessuno si lamenta,
e guardiamo TikTok, il video su Instagram, e la storia, e la diretta Facebook, e l'aperitivo, e lo spritz, ci interessa di questo, tutto il resto non c'è più, non c'è nient'altro. Poi andiamo a cercare un lavoro e l'unica cosa che otteniamo è un lavoro in nero a 500 euro al mese. E una persona di 35 anni che 30 anni fa avrebbe avuto già moglie, figli, casa, lavoro stabile, a 35 anni nella cameretta dei genitori di quando andava alle superiori. E accade oggi, la stragrande maggioranza degli under 30 vive a casa dei genitori, a contratti precari, altro che figli. E parliamo del calo della natalità, ma ci credo, un affitto costa 800 euro al mese e uno stipendio sono 600. E come si fa? Non basta neanche per i pasti. Una persona che non ha qualche risparmio mangia un giorno ogni due e si salta il pranzo per pagarsi la benzina per andare a lavoro. E va tutto bene e ce ne freghiamo e passeggiamo. No, non può andare così. E visto che diciamo cose di buon senso, cose che tutti capiscono, che soltanto un ottenebrato può non capire.